500 tonnellate, che hanno preso 1000 tonnellate. Noi ne abbiamo preso 110.000 tonnellate e siamo stati sempre ingannati e beffati da Berlusconi e dal governo Berlusconi, perché non sono persone serie. Non abbiamo avuto nulla di ciò che chiedevamo, abbiamo firmato dei protocolli d'intesa in cui chiedevamo che i rifiuti dovessero rispettare determinati protocolli ambientali, quei protocolli sono stati sempre vietati. Le città in cui insistevano le discariche che accoglievano i rifiuti della Campania, secondo ciò che avevamo sottoscritto nell'intesa, dovevano ricevere, diciamo così, delle forme di remunerazione. Non hanno ricevuto niente. Non sono seri come interlocutori, non sono seri. Non possono chiedere a noi, diciamo, di sovraccaricarci il peso dei rifiuti, il peso dei loro inganni e il peso delle rivolte poi organizzate nei territori dal centrodestra. È veramente troppo. La cosa, vedendo questo problema parallelo, ovviamente il sentiere si sta muovendo, sono manovre di avvicinamento, se così lo possiamo chiamare, verso il DC contemporaneamente, anche nel centro-sinistra qualcosa si muove con Di Pietro che apre ad altre alleanze per riuscire sia ad portare avanti un programma di governo in Italia, lei che cosa ne pensa? Fino a dove può arrivare un'alleanza dorica in Italia? L'alleanza di centro-sinistra deve arrivare a comprendere tutte le domande di cambiamento che si agitano nel cuore del paese. Deve essere la più larga alleanza politica, la più larga alleanza sociale e deve soprattutto porsi il problema fondamentale che il primo vero alleato per una coalizione di alternativa è rappresentato dalle giovani generazioni che chiedono di uscire dal carcere della precarietà.